essere in Collingo, io pure sono di Colli, a Colli avevamo delle opere d'arte, non lo sapevamo, poi è arrivata una ragazza che ci ha fatto aprire gli occhi. Beh sì, effettivamente non ci rendiamo conto molto spesso di quello che ci circonda e di quello che abbiamo nei nostri piccoli paesi, e così è stato anche per Colli e nello specifico per la chiesa di San Leonardo Abate, che conserva un ciclo settecentesco firmato e datato da Pietro Brunetti, uno dei massimi esponenti della cosiddetta Scuola di Oratino, quella bottega d'arte che fu fondata da Benedetto Brunetti sul finire del 1500 ad Oratino in provincia di Campobasso, e che per oltre 200 anni diffuse in tutto il Molise e non solo, anche nelle zone adiacenti della Campania, dell'Abruzzo e della Puglia, numerosissime opere pittoriche, e non solo, perché la famiglia Brunetti, oltre a formare i pittori, formava anche scalpellini, decoratori di interni come anche Ciriaco Brunetti. E Colli a Volturno è l'unico paese, insieme poi a Venafro, ad ospitare delle opere di Pietro Brunetti, e nello specifico nella chiesa di San Leonardo sono ospitati i cicli di affreschi della gloria nella Gloria in Paradiso, con i quattro santi evangelisti e le allegorie delle tre virtù teologali e della religione, mentre nelle due cappelle laterali è possibile notare l'adorazione dei magi e l'adorazione dei pastori. La stessa adorazione dei re magi viene rappresentata in una tela a Venafro, nella chiesa di San Francesco, anche se presenta uno stile completamente distante rispetto a quello impiegato da Pietro Brunetti a Colli a Volturno. E diciamo chicca, una scoperta riguardante l'esecuzione del ciclo di affreschi a Colli a Volturno, l'ipotesi che sto avanzando già da 2 anni, ovvero che Pietro Brunetti utilizzò dei cartoni appartenenti a Giovanni Lanfranco il Domenichino, che vennero utilizzati nella Basilica di Sant'Andrea della Valle a Roma, appunto per decorare lo stesso apparato iconografico in quella chiesa romana. E quindi c'è questa circolarità dei modelli, dei cartoni, dei disegni preparatori, che annulla quell'idea di isolamento che per anni è stata conferita al Molise e anche all'Alta Valle del Volturno. Non peraltro Giambattista Maciotta definiva la chiesa di Colli a Volturno come la più bella dell'Alta Valle del Volturno, e probabilmente proprio per questo apparato pittorico molto interessante e con un significato specifico, in quanto parliamo di una pittura della Controriforma, quindi che voleva affermare i dogmi della fede cattolica e del cristianesimo.